pomeriggio, amici sportivi del Pala Pertini di Fiano Romano. Un saluto da Enrico Mariotti. Tutto pronto, allora si comincia con il primo giro al pallone dato dalla formazione ospite. Ecco Nasso. Tocca a Corto Ceccobelli da Lioba, restituisce la 44, pallone in bucata, Neroni. Masini controlla e calcia! 1-0, C5 Roma, la sblocca Masini! Per poi toccare fuori De Santis. Zomparelli da Guercio. Si ritorna sulla destra da Nasso. Zomparelli. Attenzione al calcio di Will. Apre le gambe Nasso. Attentissima Nicoletta in calcio d'angolo. Nasso in avanti da Zomparelli. Corridoio centrale. Non segue da Nasso. Con la suola. Nasso di punta. Risponde. Presente Nicoletta. In due tentativi Nasso. Ancora Nicoletta. Inizia il secondo tempo col primo tocco di Neroni per la C5 Roma. Ceccobelli. A riordinarsi le ragazze della Vespondi. Tagliere Guercio, la palla è per la numero 10. Cerca l'inseguimento di Felice. Guercio! Che gol della numero 10. Parità in questo momento. 16:48, il gol del pareggio, destro sotto al 7 di Guercio. Guercio da Nasso, cerca di sfondare ma non si passa, allora nuovamente dal capitano. Non si passa su Neroni, tocca fuori, Masini fallisce il tapin, incredibile! Che occasione sciupata dalla C5 Roma! Non arriva evidentemente coordinata Masini, non riesce a centrare lo specchio di porta. Nuovamente Masini, da Neroni, taglia lì davanti Lioba. Masini, gol mancino! L'ha messa dentro adesso Claudia Masini, doppietta personale, tutti ad abbracciare la 21. Torna in vantaggio la C5 Roma. Ceccobelli per Lioba centralmente, attenzione al mancino di Lioba. Villa in due tempi. È vicino Masini, lascia dietro da Ruffini. Dentro Lucentini, fuori Ceccobelli, calcia ma c'è Willen lì davanti che intercetta, prova a lanciare Zomparelli. Zomparelli col destro, centrale per Nicoletta, comunque riesce a mettere in calcio d'angolo. 5-18 ancora da giocare, torna sul terreno di gioco Irene De Santis. Palla di Lioba per De Santis, in due tentativi! Mette dentro Irene De Santis a 5 dal termine, la Roma fa 3-1. Ma la rimessa è ancora verde. Palla respinta, Guercio col mancino, ci va vicino la numero 10. 1-5 Roma. Nasso fuori per il sinistro di Guercio che va ad impensierire Nicoletta. Ripropone per Neroni. Non si intendono le giocatrici della Roma. Poi conclusione col destro di Will. Ci mette una pezza Nicoletta. Non c'è più tempo. Finisce 3-1 alla Pala Pertini di Fiano Romano. Terza vittoria. Punteggio pieno per la C5 Roma che si porta in solitaria in vetta alla classifica.